Maharaj, say something on this subject. It's difficult to say something after what you have said here, but just imagine. È difficile dire qualcosa dopo tutto ciò che hai detto te. A spiritual journey. Però immaginiamo come un viaggio spirituale. Un viaggio spirituale. Now you have this sambandha. Noi abbiamo la sambandha. You went through Abhideya. Perché abbiamo attraversato Abhideya. Meaning spiritual practice. Meaning spiritual che practice. Significa la pratica spirituale. And you reached to the stage of Krishna Prem. E quindi abbiamo raggiunto lo stadio di Krishna Prem. Which is our prayajan. Che è il nostro obiettivo. And then just imagine. E poi immaginiamo. You can find one line going through your life. Possiamo come immaginarci una linea che va attraverso la nostra vita. In your relationship with Krishna. Nella nostra relazione con Krishna. This is in fact in form of a special spiritual law. Questo infatti è in forma di una spiritual love. Di un amore spirituale. Love. Love. No, amore. Legge. Legge, legge, scusate. Di una legge spirituale. Yes. So, the first is the law of gravitation. Quindi il primo è l'amore. No, scusate un po'. La legge di gravità. Yes. So Krishna. Quindi Krishna will feel very interested by your activities. E quindi Krishna sarà molto attratto dalle nostre attività. Come? Il soggetto è you. Io e io, sto parlando di lui, che c'è questo amore che ha raggiunto per Yogi, ma tutto quanto. Sta parlando di Gurudev. Okay, sto okay. Parlando di Gurudev. So, seeing your devotion, Krishna will be attracted to you. Vedendo questa devozione, Krishna sarà attratto. Then the second law is like he will want to reciprocate. La seconda legge è che lui vorrà reciprocare questo amore. Meaning he will give you back love. Che ci darà indietro quindi l'amore. Because he is so overwhelmed what you have done to him. Perché è molto compiaciuto da questo che lui ha fatto per lui. And then there comes next stage. Dopodiché arriva lo stadio successivo. The law of subjugation. La legge di he wants to surrender to you, to serve you. E lui vorrà servirci. Yes, so Krishna will become your servitor. In quel modo Krishna diventerà il servitore. And at the end it comes the law of unification. E alla fine arriva la legge dell'unificazione. Krishna will he will want to be together with you all the time. Krishna vorrà essere sempre insieme a noi. Then
Shrimati Radharani. Dopodiché Shrimati Radharani. She is the personification of Krishna's love. Che lei è la personificazione dell'amore di Krishna. She is not different from him. Lei non è differente a lui. At one point, but she is also Krishna's devotee. Ma lei allo stesso modo è anche devota a Krishna. So when we read about Radha and Krishna's pastimes. Quindi quando noi leggiamo i passatempi di Radha e Krishna. In the person of Shrimati Radharani. Nella persona di Shrimati Radharani. We can observe all those four laws. Possiamo trovare queste quattro leggi che ho appena spiegato. The same is also about the other gopis. E allo stesso modo anche all'interno delle altre gopi. They are the best examples. E loro sono l'esempio migliore. The same, all pure devotees. Allo stesso modo all'interno di tutti i puri devoti. So, studying life of Radharani, gopis and pure devotees will allow us to understand how those spiritual laws are functioning. Quindi studiando la vita dei Radharani, delle gopi e dei puri devoti possiamo comprendere come funzionano queste quattro leggi. This is reality of spiritual realm. E questa è la realtà del regno spirituale. This should be our reality. E questa deve essere la nostra realtà. Thank you very much. Devo.